L'idea è parte di un piano di miglioramento. Alla fine del 2014 è stata condotta una classica indagine di clima. Beh, è venuta fuori un'esigenza dei colleghi, collaboratori, di alcune aree di miglioramento. Una di queste aree di miglioramento era la necessità di avere una maggiore chiarezza sui loro ruoli, una maggiore attenzione al coordinamento delle persone e anche a una maggiore attenzione all'integrazione dei diversi reparti. E alla fine il marketplace è un po' l'ultimo passaggio di questo piano di comunicazione dove le persone fisicamente si incontrano e discutono dei loro ruoli, delle loro responsabilità, degli obiettivi di reparto. Tutto questo in qualche modo si inserisce in un complessivo programma di maggiore consapevolezza, di tensione alla maggiore collaborazione. Tra amministrazione e controlling. Quadriamo i conti. L'ufficio crediti, noi facciamo cassa. Purchasing facility, spendiamo e costruiamo. Ci occupiamo della parte ICT, per Information Communication Technology. Lavoriamo per farti lavorare nel migliore dei modi. Allora, risorse umane, ci prendiamo cura di voi, dalla semina al raccolto. Come ufficio marketing, per noi l'immagine è tutto. Dell'ufficio HIS e Industrial Solution. Facciamo le cose in grande, visto le dimensioni del riduttore. Con Solution Engineering trasformiamo i problemi in opportunità. Contact center, diamo una risposta ad ogni domanda. Per l'achievement consegniamo con precisione e rapidità. Technical service, operiamo in urgenza come in un pronto soccorso. Siamo noi ad andare a proporre i nostri servizi ai clienti. Material production planning, essere una vera e propria torre di controllo che regolamenta tutti gli arrivi e le partenze dei particolari che servono per costruire i motoriduttori. Per SPP e Quality Manager, conseguire e mantenere la certificazione ISO 9001, sicurezza, individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la sostenibilità degli ambienti di lavoro. Reparto assemblaggio. Qui è dove ci si sporca le mani. La logistica si occupa di tutte le operazioni relative alla gestione dei materiali, componenti, prodotti finiti, parti di ricambio, dalla ricezione all'imballaggio fino alla preparazione per la spedizione al cliente finale. Try Center. Le squadre in campo che giocano la partita. I processi della vendita. Si studia il terreno e si affinano gli strumenti. Parlando del settore industriale, qua decidiamo la strategia, chi andare ad attaccare. Gli end user, la cosa principale da cui discendono tutte le altre è capire i loro bisogni. Il tema del chi fa che cosa sembra in superficie piuttosto banale, ma in realtà, parlando anche con i collaboratori, mi sono accorto che sono molto contenti perché hanno avuto un'occasione di approfondimento. Non è detto che incontrando le persone tutti i giorni si abbia poi l'occasione veramente di approfondire ciò che ognuno fa. Questa è stata certamente un'occasione molto apprezzata. Ho trovato l'evento molto interessante e gli argomenti che sono stati trattati sono stati spiegati molto bene per il tempo che si aveva a Bene, disposizione. diciamo l'evento ben organizzato, anche per i tempi sono stati rispettati veramente. È stata un'esperienza positiva e vedere i colleghi nei vari reparti con le loro attività che comunque sono agganciate tutte insieme, diciamo. Bene, è stato molto interessante il fatto anche di scoprire cose nuove appunto di questa azienda. Secondo me il valore aggiunto è quello di far sentire tutti i dipendenti coinvolti e consapevoli di tutte le diverse attività Ma dell'azienda. è stato importante, soprattutto per una persona come me che ha 1 anno e mezzo che lavora in questa azienda. Ho conosciuto tutti i colleghi più nel dettaglio, ho approfondito le varie mansioni all'interno di tutti i reparti. Ecco, il valore aggiunto è aver proprio compreso il chi fa cosa, perché pur essendo qua da molti anni, tante volte non si ha modo di capire solo sulla carta ciò che i colleghi fanno. In questo modo si ha una visione più ampia dell'operatività dei colleghi. Dato il fatto di scoprire appunto cose nuove che magari non sapevo, infatti io lavorando nell'amministrazione magari non sapevo bene come funzionava il reparto della logistica piuttosto che in officina, e grazie a questo evento ho potuto comunque avere una visione più ampia di quello che è in realtà la SEV. Ho scoperto dei dettagli di altre mansioni che non conoscevo. Ma mi ha colpito particolarmente la parte di operation, la linea di montaggio nuova, che comunque per quello che faccio come mansioni non era così nota. In ogni reparto qualcosa, anche solo a livello di numeri che magari non si potevano conoscere, invece c'è stata proprio un'apertura, ecco, in questo senso. È stato molto bello.